Buonasera. Buonasera. Mi auguro che ci siano degli amici in ascolto. Scuso per questo breve ritardo, ma sto facendo un collegamento da una postazione un po' strana, dove non posso controllare le luci, quindi credo che si vedrà. Vediamo un po' se c'è. Buonasera Enrico, si sente bene? Buonasera, buonasera a tutti. Allora, buonasera, grazie Enrico. Tutto ok, ottimo. Allora, siamo leggermente in ritardo per causa mia, però diamo anche un paio di minuti di tempo a tutti per collegarsi. Tutto ok anche da Anna. Buonasera Anna. Nicola. Nadia, Katia. Allora, dunque, noi abbiamo concluso la volta scorsa. Ah, innanzitutto devo sempre ricordare. Buonasera Lorenzo, eccomi. Allora, dobbiamo innanzitutto, devo sempre ringraziare Enrico Ballantini che ci ospita su questa piattaforma di Focus 3.0 Mistero della Vita e anche Anna Tamburini Torre che è stata l'ideatrice di questa LUCS, Università della Conoscenza. Che lei ha voluto e nella quale ha voluto che fosse presente questa diretta sul Cerchio Firenze 77. Buonasera Maria Vittoria. Ecco, la volta scorsa no, noi stiamo leggendo, per se c'è qualcuno di nuovo, non credo, insomma, se c'è qualcuno di nuovo, noi stiamo leggendo dal libro Oltre l'illusione. Libro della collezione del Cerchio Firenze 77. È uno dei libri che è stato proprio costituito dai maestri, corretto nei particolari, composto secondo la volontà dei maestri del Cerchio Firenze 77. E la volta scorsa, con un brevissimo intervento perché ero fuori sede, era complicatissimo, ho fatto giungere questo breve intervento in cui ho concluso la lettura di quella fase di presentazione delle voci con Claudio, una delle voci del Cerchio Firenze 77. E abbiamo concluso proprio quella parte là e successivamente a questa parte c'è un piccolo spazio dedicato ad altre due guide che hanno accompagnato tutta la storia del Cerchio Firenze 77 e che sono Teresa e il fratello orientale, che però non leggeremo stasera perché lascio a voi il piacere di leggerle, di meditarle con tranquillità, non sono brani che richiedono una particolare spiegazione, ma è anche piacevole leggerli in questo modo. Quello che divide per chi ha il volume, Oltre l'illusione,
vedrà che quello che divide la parte dedicata a Claudio da quella dedicata a Teresa e al fratello orientale sono una serie di fotografie di apporti avvenuti durante le sedute del Cerchio Firenze 77, ovvero di materializzazioni che avvenivano tra le mani di Roberto Setti, mentre queste mani diventavano luminosissime e cominciavano a manipolare questa sostanza biancastra e fluorescente, e la manipolavano, poi cominciava a prendere forma questa sostanza, questa materia, sotto gli occhi sempre sbalorditi di chi assisteva. Poi di solito questi oggetti in formazione venivano posti tra le mani della persona che li doveva ricevere come dono, e quindi tra le mani della persona questi oggetti finivano di formarsi. Per cui all'inizio, quando la persona prendeva questo oggetto in formazione tra le mani, aveva la sensazione che si trattasse di qualche cosa, e poi con il passare dei minuti sentiva proprio che si cambiava la forma tra le sue mani ed erano oggetti di vario genere, erano cose anche molto preziose. Io sto guardando per esempio la reliquia portata a Paola Giovetti. Paola Giovetti è una notissima giornalista e scrittrice su questi temi di cui stiamo trattando, una grande divulgatrice di questi argomenti, e lei ricevette questa reliquia in filigrana che era bellissima, anche molto elaborata da riprodurre attraverso questo particolare fenomeno della materializzazione, dell'apporto, come viene chiamato. Quindi ce ne sono diversi, si possono vedere varie realizzazioni, e poi arriviamo alle pagine dedicate a Teresa, al fratello orientale, che noi saltiamo per andare a un argomento che è molto interessante, è sempre stato interessante, lo sarà sempre, dell'uomo e la morale, che si trova a pagina 140 di Oltre l'illusione. Questi brani sono brani che sono stati enunciati durante le sedute da Kempis e da Dali, sono le due guide che hanno trattato questo argomento più volte in realtà nella storia del Cerchio Firenze 77. Allora, inizia Kempis parlando dell'altruismo che deve essere spontaneo. Le parole del fratello orientale di Teresa possono suonare come insegnamenti morali nel senso tradizionalmente inteso, mentre Claudio sembra dare un'interpretazione contrastante di quello che fino ad oggi si è inteso per comportamento morale. I due punti di vista sembrano essere inconciliabilmente diversi, da ciò scaturisce automaticamente una domanda. Si deve o non si deve compiere un'azione altruistica quando il farlo non è uno slancio spontaneo, ma una imposizione a se stessi? Questa è una bellissima domanda perché, volendo essere autentici, genuini in quello che si fa, soprattutto quando entra in gioco l'altruismo, naturalmente se uno non sente questo slancio, a rigor di logica non dovrebbe fare questo gesto altruistico, no? Perché sarebbe una forzatura. Dice Kempis, serve o non serve, ad esempio, essere caritatevoli quando questo atto lo si compie non per amore al prossimo, non perché si ama il prossimo nostro come se stessi. Caritatevoli, carità, non è una parola nuova né può essere argomento di nuove trattazioni, concetti quindi che avete udito altre volte, non formule nuove atte a mantenere vivo l'interesse, come si vorrebbe fare per ogni forma di spettacolo, ma parole dette e ridette. A poco servono, perché non è che l'uomo non sappia come fare
in questo caso sarebbero inutili, ma quanto esprimono non esiste nella natura dell'uomo. Amore al prossimo è la causa del desiderio di aiutarlo, quindi c'è un desiderio di aiutare l'altro. E voi dite, come fare? Non ne ho la possibilità, se fossi ricco darei di più, ma la proporzione rimarrebbe quella. Piace a volte fare la carità, dar vita a certe pitture nelle quali si vede uno straccione che tende la mano a un signorotto ben nutrito che lascia cadere qualche spicciolo. Ecco la carità. La coscienza tripudia, il fegato non si logora e il caritatevole è in pace con se stesso, Dio e gli uomini. Tale atto può essere determinato a volte dalla pietà, sentirsi superiori e commiserare chi sta più in basso. Questa è la pietà. Oggi però l'uccidersi a vicenda, reso legittimo dalle guerre, l'omicidio presentato come una competizione sportiva nei passatempi della società, hanno ottuso il cuore degli uomini e la pietà si trova solo nelle vere e grandi tragedie, altrimenti il dolore degli altri non sono degni di considerazione. Deve esserci un elemento che crei l'ambiente. Il vestito logoro, il volto sofferente sono una specie di montura per gli accattoni di professione che assicura loro un certo successo anche con chi, pur per non averli vicino, è disposto a regalare frettolosamente qualche spicciolo. Con altri, invece, non hanno la stessa fortuna. Coloro i quali dicono che essi chiedono, pur avendo a sufficienza da vivere, ma chissà che proprio per questo non siano bisognosi di aiuto, perché non solo di denaro si ha bisogno. Ciascuno riceve e ciascuno deve dare. Si riceve dalla natura, dai nostri fratelli maggiori, e non lo sappiamo. Ma noi quanto rumore facciamo, tanto difficile sembra aiutare, eppure ogni ostacolo sparisce di fronte a chi per amore del prossimo dona. Guai se chi ha aiutato non è stato aiutato. Guai se chi ha donato non ha ricevuto in cambio riconoscenza. Molti calcoli si fanno donando. Disse un grande spirito, non lasciare tempo al sole di rasciugare una lacrima prima che tu non l'abbia rasciugata. Questo sapete tutti chi è. Generalmente è già molto se l'uomo dona non togliendo dall'indispensabile, ma dal sovrappiù. Ognuno cerca la sicurezza del domani e la cerca allargando i confini del mio. Ma tale sicurezza sarebbe più facilmente raggiunta se questi confini non esistessero. Infatti, quale paura può fare il futuro se l'uomo non è solo diviso dall'egoismo? E quale altra barriera v'è fra gli uni e gli altri se non questa? E qui siamo al tema della separatività che abbiamo già molto trattato in passato, perché in effetti poi alla fine solo di questo si tratta, del fatto che ci sentiamo separati dagli altri, che c'è una barriera fra noi e gli altri, e questa barriera crea tutte le difficoltà che abbiamo intorno a noi. Pensate semplicemente ai confini, anche i confini, non solo i confini, non so, della nostra proprietà, del nostro appartamento, della nostra casa, del nostro giardino, no? Quei confini lì. Ma pensate anche ai confini territoriali. Guardate che cosa sta succedendo per via di confini territoriali, attraverso i quali ci dividiamo gli uni dagli altri. Dice Kempis, la separatività, l'io, il non io, il mio, ecco su che cosa si fonda tutto un sistema sociale in cui ogni unità si muove con dolore in una paurosa solitudine. Si cerca allora una sicurezza, si cerca di evadere,
Ma la sicurezza che a volte si può avere non scaturisce dalla comprensione, ma è ignoranza, presunta superiorità dell'io, e si dona per abbellire l'io, non per propiziarsi i favori dell'ente supremo, per guadagnare, per propiziarsi i favori dell'ente supremo e per guadagnare. Tutto quello che facciamo, in fondo, è un tentativo di far guadagnare in qualche modo l'io, farlo crescere, farlo sentire più potente, più forte, più sicuro, oppure anche più buono. Anche quella è una forma di accrescimento dell'io. Se dunque l'atto che l'uomo dovrebbe compiere per uno sconfinato amore ai suoi fratelli scaturisce dalla sua natura egoistica, sparisce il valore della carità, l'uomo è quello che è. Bella sta frase, perché l'uomo è quella che è. Non è solo un'osservazione così, come dire, oggettivamente ciò che uno è, ma l'uomo per qualsiasi cosa che faccia, per qualsiasi bella azione che compia, dentro è qualcosa, è una coscienza che deve maturare, una coscienza che deve trovare un punto di equilibrio e quindi è comunque solo ciò che è, una coscienza immatura sulla strada dell'evoluzione che sta imparando dalla vita quello che deve imparare, e per quanto si sforzi, lui è quello. L'uomo è quello che è, le sue azioni sono quelle che sono, non possono cambiarlo, ma quando interessano direttamente altre creature, il valore dell'intenzione può essere opposto a quello della conseguenza. L'intenzione, alla fine, pensate che l'intenzione, fin quando non è maturata sufficientemente la coscienza, è qualcosa che si genera, va a braccetto con l'io. L'intenzione, per quanto riguarda una coscienza poco matura, è sempre quella di trovare un punto di sostegno, di riferimento, di rafforzamento dell'io. C'è sempre uno stimolo egoistico. Guardate che non è una cosa così, come dire, negativa. Va osservata bene, va osservata per quello che è. Riusciamo a alzare l'audio, ma non so, audio basso anche con le cuffie. Mi dispiace. Forse devo parlare un po' più forte, ecco, questo è probabile. Allora, vi stavo dicendo che non c'è alla fine niente di male nel fatto di non essere ancora evolutivamente maturi, di non avere ancora potuto sviluppare sufficientemente la nostra coscienza, e quindi tutte le volte che durante la vita veniamo messi alla prova anche da piccole azioni, semplicemente ci rendiamo conto di quello che è il nostro limite, ci rendiamo conto di che cosa ci fa irritare, arrabbiare, di che cosa ci fa stare male. Tutto questo ha a che fare con i giochi dell'io, ma l'io non è altro che l'espressione della nostra coscienza nel punto evolutivo in cui essa è. E quindi niente più di quello che facciamo possiamo fare se non diventare consapevoli di tutto questo. Il processo che noi stiamo attraversando adesso è quello di diventare consapevoli dei processi, di ciò che avviene, delle dinamiche anche un po' nascoste, un po' segrete, che avvengono dentro di noi e che hanno a che fare proprio con l'intenzione. L'intenzione può essere, il valore dell'intenzione può essere opposto a quello della conseguenza. Io do, come diceva prima Kempis, un obolo, qualche spicciolo a qualcuno, e sembra che faccia un gesto amorevole nei confronti dell'altro, ma in realtà mi sto mettendo l'anima in pace perché una vocina dentro di me dice: ma insomma, poveretto, questo qua, ma insomma, io sono più fortunato di lui, gli lascio qualche cosa. E questo mi tranquillizza, mi fa star bene, tranquillizza l'io, e dice: hai fatto la cosa giusta, bravo, no. Tuttavia,
Bisogna tenere presente che la vita non ha il valore che può scaturire dalle intenzioni e dalle conseguenze delle azioni compiute. Una partita di meriti e demeriti. Il valore della vita sta nell'avere trasformato l'uomo, nell'avere creato in lui un nuovo essere, non nell'avergli attribuito un nuovo atteggiamento. Se voi pensate, la gran parte delle religioni, compresa la nostra, spinge ad avere atteggiamenti diversi, ma gli atteggiamenti diversi non determinano una maturazione di una persona, sono solo comportamenti esteriori che non nascono dal sentire profondo di quella persona, ma semplicemente da dottrine, dettami, indicazioni, regole, norme di comportamento che sono generate dal gruppo di appartenenza al quale apparteniamo. E noi per sentirci a posto con il gruppo di appartenenza, che può essere un gruppo religioso, un gruppo politico, qualsiasi gruppo, per sentirci a posto con il gruppo e poter far parte del gruppo, ci comportiamo secondo come il gruppo ci indica. Ma questo non è aver fatto nostri quei principi che ci vengono indicati. Non sempre si è altruisti comportandoci come tali, spesso è un atteggiamento ad esserlo. Camminava un uomo lungo la riva di un fiume, quando vide in mezzo ai gorghi un suo fratello che chiedeva aiuto per non annegare. Molti altri si erano fermati udendo le invocazioni. E il nostro uomo, mentre si liberava dagli abiti per gettarsi al salvataggio, rifletteva, cercava in sé quale era la vera ragione che lo spingeva ad aiutare il fratello in pericolo. E accorgendosi che tutto ciò per lui non rappresentava che l'occasione per ricevere il plauso suo e degli altri, considerando l'inutilità di tutto ciò, si rivestì. Siccome nessun altro v'era che sapesse nuotare, il poveretto che aveva chiesto aiuto annegò. Dice fratello orientale, laddove necessiti un sacrificio, anche il grave sacrificio della tua vita, non esitare, dona te stesso per aiutare un tuo fratello. Chi può non inchinarsi a questa morale? Ma Claudio osserva che a poco servono le azioni quando non sono frutto di un reale sentimento. Ad esempio, l'egoista rimarrebbe tale anche se donasse tutto il suo avere ai poveri. Chi può non riconoscere tale verità? Eppure queste due affermazioni sembrano essere in contrasto. Qual è allora quella giusta? L'un insegnamento completa l'altro. L'uno riguarda l'uomo di fronte ai suoi simili, l'altro di fronte a se stesso. L'uno le conseguenze, l'altro le intenzioni. Non vi promettiamo premi eterni, non usiamo il metodo della carota, vi diciamo i bei gesti non vi cambiano. Compiendoli restate quelli che siete, non vi serviranno per placare l'ira di Dio, giacché Dio non è un bilioso. Non vi insegniamo a dare per quello che potete avere, cioè per egoismo, ma per il dare in sé, per esplicare una legge naturale come può esserlo il cibarsi. In ultima analisi, l'esperienza del moralista vale quella della prostituta. Però non lasciate tempo al sole di asciugare la lacrima di un vostro fratello prima che voi non l'abbiate rasciugata. Quindi, alla fine di tutto questo discorso, quello che rimane di importante è sapere che ciò che facciamo può essere utile agli altri. Se può essere utile e riusciamo a farlo, facciamolo. Facciamolo, non lasciamo annegare una persona perché riflettiamo che stiamo facendo qualche cosa solo per metterci in bella mostra.
semplicemente andiamo e aiutiamola, sapendo però con questo che quel gesto non cambia quello che siamo. Se è un gesto che non nasce così spontaneamente, come un fatto naturale, se è un fatto naturale, neanche ci poniamo la questione. Do, non do, faccio, non faccio, devo dare, dovrei dare di più, dovrei dare di meno. Tutto questo pensare già ci dice che non è qualcosa che nasce in maniera naturale dentro di noi. Quando nasce in maniera naturale dentro di noi, non è neanche una questione all'ordine del giorno, non è neppure una questione, non è niente, avviene semplicemente perché il nostro normale modo di comportarsi è quello di dare agli altri. E non ce ne facciamo neanche una, ci facciamo neanche una riflessione sopra. Avviene e basta. Andando oltre, c'è un brano di Dali che parla dell'ideale morale. Le nostre parole sono per tutti gli uomini, ma solo a chi, insoddisfatto di ciò che la vita materiale può dargli, ricerca valori che non periscono nel trascorrere del tempo, noi parliamo veramente. Quindi ricerca valori che non periscono nel trascorrere del tempo. Voi che non siete del mondo, ma che incerti giacete preda di un intimo conflitto fra l'insegnamento dei maestri e le esigenze della vita umana, ascoltateci. Ciò che abbiamo da dirvi può fare di voi delle creature equilibrate, che sono nel giusto e nel vero, oppure può, a vostra insaputa, riportarvi a quella vita di sensazione che la maggior parte degli uomini oggi segue, in cui ben poco vi è che possa sfidare la polvere del tempo. In ogni epoca i maestri hanno portato la loro parola e i loro insegnamenti hanno sempre rappresentato ideali di moralità per i popoli cui erano diretti, ideali tanto elevati che ancora oggi, dopo millenni, gli uomini non sono riusciti a farne loro norma di vita. Quale ridicola attuazione ne hanno data? Ciò che è stato detto per l'intimo essere di ciascuno è stato ridotto a vuota formalità e i lupi feroci si sono messi a vestire di pecore e di agnelli. Scusate, si sono messi i vestiti di pecore e di agnelli. Chissà perché mi è venuto in questo momento in mente quel patriarca. Vabbè, non voglio deviare. Che cosa occorre agli uomini oggi? È necessario rinnovare l'insegnamento dei maestri, elevare gli ideali morali già tanto irraggiungibili? Bisogna aiutare i singoli a comprendere ciò che da tempo è stato detto. Ma solo a chi sente questa necessità è possibile tendere una mano. Questo è un punto molto importante. Non a tutti, non si tratta di, come dire, costituire una schiera immensa di proseliti. Solo a chi esprime questo bisogno, questa necessità, noi possiamo in qualche modo tendere una mano. Noi, loro. Chi, pago dei piaceri del mondo, non ne sente bisogno, non può operare un intimo rinnovamento spirituale. Ma voi che intendete che la vita dello spirito non può ridursi a pregare per la salvezza della propria anima, a riservare un po' di tempo ad andare in qualche chiesa, spesso solo per chiedere a Dio un aiuto, voi che pur comprendendo ciò non riuscite a dedicare tutta la vita al vostro prossimo, devolvendo a lui tutte le vostre sostanze, né avete tanta dedizione e abnegazione da lasciarvi calpestare dall'altrui crudeltà, soffocare dall'altrui egoismo, voi che cosa potete fare? Questo vostro
Percepire il richiamo dello spirito sarebbe dunque una beffa, un chiamarvi a posizioni per la vostra stessa natura irraggiungibili. Ecco perché vi parliamo ed ecco l'insegnamento, conoscere se stessi per essere nel giusto e nel vero. Aggiungo io, nel giusto e nel vero di se stessi, conoscere se stessi per essere nel vero e nel giusto di se stessi. Ma qual è giusto e qual è vero? Il giusto e il vero assoluti? Solo chi vive nell'assoluto può essere in questa giustizia e in questa verità. Dunque, nel vostro giusto e nel vostro vero, perciò occorre conoscersi. È necessario che conosciate i vostri limiti che vi tengono legati al mondo e che siate volti agli ideali morali dei maestri che da esso invece vogliono affrancarvi. Il vostro giusto e il vostro vero non possono essere il vostro tornaconto. Conoscere voi stessi per sapere quanto siete del mondo e quanto dello spirito. E tale conoscenza che sostituisce il retto agire è da tale conoscenza che scaturisce il retto agire. Scusate solo un momento, mi devo interrompere un istante. Riprendo la lettura. Dall'inizio di pagina 145. Il vostro giusto ed il vostro vero non possono essere il vostro tornaconto. Conoscere voi stessi per sapere quanto siete del mondo e quanto dello spirito. Questo è veramente importante. Senza darsi voti. Semplicemente per conoscere di che cosa si tratta questa esperienza che stiamo facendo. Tutti noi stiamo facendo un'esperienza esistenziale che ci porta a confrontarci con una quantità di cose che avvengono e in ognuna di queste noi esprimiamo noi stessi secondo ciò che siamo. Conoscere noi stessi ci porta ad avere chiaro, avere contezza, avere proprio la misura di quanto siamo dello spirito e quanto siamo del mondo. E non per giudicare questa posizione, semplicemente per conoscerla. Cioè, il fatto di scoprire di essere più del mondo che dello spirito non ha meno valore che scoprire la cosa opposta, ovvero essere più dello spirito che del mondo. Non ha nessuna differenza da questo punto di vista. È solo che si conosce come funzioniamo, qual è il nostro modo di stare dentro la vita. Ok, non so perché qualcuno mi dice audio al massimo, ma si sente poco. Ah, Enrico dice metti le cuffie. Penso che si rivolga a Roberta. Allora. È da questa conoscenza, cioè dalla conoscenza di se stessi, che scaturisce il retto agire. Allora, qui abbiamo un'osservazione di se stessi per capire se siamo più del mondo o dello spirito. Ovviamente sono parole che intendono dire se siamo più volti verso la nostra parte interiore, la nostra dimensione spirituale, o se siamo più presi da tutte le faccende
che ci occupano durante la giornata, no? Che ci riempiono costantemente, catturano costantemente tutta la nostra attenzione. Ora, imparando a conoscere cosa c'è dietro le nostre azioni, la nostra vita, il nostro modo di esprimersi, di stare nella vita, e quindi cominciando a capire effettivamente in che misura siamo dello spirito, in che misura siamo del mondo della materia e dei fenomeni, quando sappiamo questo, questo conduce verso il retto agire perché agiamo su un piano di verità. Cioè, non siamo più obnubilati, non siamo più, come dire, nascosti a noi stessi, ma abbiamo chiaro quello che stiamo facendo. Siamo su un piano di verità e su un piano di verità il nostro agire è corretto per ciò che siamo. Agire rettamente per voi significa non ristagnare nella vita di sensazione che già più non vi appaga, ma neppure significa illudervi di essere più di quanto in effetti siate nella vita spirituale. L'uomo è un tutto unico. Spirito e materia si fondono. Siate consapevoli di quanto spirito e di quanta materia sono in voi. E il fatto che si fondono, non dobbiamo pensare a due parti di noi o a due entità che sono unite fra di loro come una saldatura, no? Che le tiene incollate, ma ogni frammento di materia, di mondo materiale, chiamiamolo così, è costituito di particelle spirituali. E quelle particelle spirituali non possono che esprimersi per il nostro grado di evoluzione attraverso l'esperienza materiale della vita. Quindi sono connaturate l'una all'altra, sono due parti costituenti noi stessi completamente unificati, mescolati, riuniti dentro di noi, ma nella nostra inconsapevolezza, perché la pa nostra parte materiale, ovvio quello che i maestri hanno chiamato l'io, tende a non concepire, a non tenere presente l'altra parte, la parte di cui anche esso io è costituito. Così, difendetevi dai vostri simili se dall'esame sincero di voi stessi scoprite di non avere la forza per sopportare l'altrui offesa. Opponetevi a chi vuol portarvi via la tunica se veramente non avete la generosità di donare anche il mantello. Un atto di altruismo compiuto senza valutarne il peso e le conseguenze è un dono che fate senza sapere ciò che avete donato, è una cambiale che non sapete se potete pagare. Questo significa conoscere i propri limiti. Nessuno potrà mai addebitarvi le cose che non avete potuto fare perché più grandi di voi. Ma quelle piccole, che sono contenute nei vostri limiti, ispirate ai vostri ideali morali, quelle sì potrebbero bruciarvi se le avrete trascurate. Quindi conoscere se stessi significa anche questo. Se io conosco i miei limiti, diciamo, come dire, non ho scuse se all'interno di quei limiti non agisco. Li devo conoscere. Talvolta l'io può anche, giocare a mostrarmi limiti più, ristretti di quelli che sono, per non, per comodità mia, no? E allora, siccome i limiti sono più ristretti, io non agisco perché, secondo quello che avrei capito di me stesso, non ce la faccio a fare certe cose. Però in realtà conoscere i limiti e misurarsi su quel confine spesso ci mostra che quel limite che noi crediamo essere il limite lo possiamo superare e che il vero limite sta ancora un pochino più in là.
Vivere spiritualmente significa essere nel proprio giusto e nel proprio vero. Pensate, questo è vivere spiritualmente. Essere nel proprio giusto e nel proprio vero, cioè nell'espressione di ciò che siamo veramente. Quello è già vivere spiritualmente. Ed essere nella propria verità significa conoscere i propri limiti. In altre parole, conoscere se stessi. Difendersi per non essere di peso agli altri, quando non si ha la forza di sopportare l'offesa, ma essere estremamente sinceri con se stessi per non sentirsi autorizzati da questo insegnamento a rinnegare gli ideali morali dei maestri. È sempre migliore un atto dai nobili intenti che un sacerdote dalle false intenzioni. Ma non sarà mai abbastanza deprecato chi tacita la voce della propria coscienza per ascoltare il richiamo dei desideri. Ancora a voi, che essendo fatti di materia e di spirito siete fra la materia e lo spirito, diciamo, conoscete voi stessi. E in questa conoscenza, essendo nel vostro giusto e vero, cesseranno gli intimi conflitti. Ed è in questo silenzio interiore caduto l'ultimo segreto dell'essere vostro, liberi, al fine, trasformerete i vostri ideali morali in norme di vita. Perché naturalmente, conoscendo i propri limiti e muovendosi nel nostro giusto e nel nostro vero, vivendo dicono loro, vivendo nella dimensione più spirituale che a noi è consentita, nella nostra dimensione, nella nostra quantità di espressione spirituale, vivendo questo, trasformiamo gli ideali morali, che sono cose appiccicate dall'esterno, e trasformiamo in norme di vita nostre, ognuno le sue. Ognuno le sue. Voglio vedere se riesco. No, questo non riesco a leggervelo perché è troppo grosso, ma voglio vedere un po'. Allora, sì, avevo problemi di connessione, io ho le cuffie, non sentivo. Comunque, ecco perché ho chiesto. Ah, vabbè, insomma, c'è qualche difficoltà di connessione. Spero che. La prossima volta dovrebbe essere migliore la connessione, almeno per la parte mia, e quindi di potervi leggere meglio le cose. Credo che per questa sera noi ci possiamo salutare con le parole di Kempis, molto belle. Non lasciate tempo al sole di asciugare la lacrima di un vostro fratello prima che voi non l'abbiate asciugata. Questa è molto bella, sapendo che asciugare quella lacrima non significa che siamo speciali. Significa semplicemente che siamo per strada, che stiamo imparando come si fa, che stiamo apprendendo qualche cosa di più, sottraendoci ai richiami della vita di sensazione e ogni tanto guardare all'altro, al fratello, come chiamano loro, con occhi un po' diversi. Non è facile, dobbiamo proprio ricordarci che questo è il percorso, è perché in queste esperienze esistenziali che noi facciamo costantemente, dove siamo raggiunti da una quantità di notizie devastanti tutti i giorni, siamo portati costantemente a giudicare e a prendere le distanze dai fratelli meno maturi punto di vista della coscienza, per cui si trovano a compiere atti che per noi consideriamo deprecabili. E quindi il giudizio già mette distanza, aumenta il senso di separatività, e insomma mette in moto tutta una serie di comportamenti interiori che ci impediscono effettivamente di fare i passi nella direzione giusta. Un passetto per volta. Stiamo imparando e abbiamo bisogno anche del nostro tempo evolutivo per fare ciò che c'è da fare. Va bene.
Io credo che ci possiamo salutare. Vi ringrazio come sempre di essere stati in mia compagnia. Ci avviciniamo la prossima volta, concluderemo questo tema dell'uomo e la morale perché è molto interessante. Sarà poi ripreso più avanti nelle bellissime lezioni di Kempis, ma intanto la prossima volta ci leggeremo questa ultima parte che poi ha una conclusione veramente. Che non sto ad anticiparvi perché è bellissima. E sarà l'ultima lettura che noi facciamo prima di entrare nella terza parte di questo volume, che è quella proprio dell'insegnamento filosofico. E lì bisognerà seguire con molta, molta attenzione perché questo libro qui, in particolare questo libro, pone le fondamenta, proprio le fondazioni di tutti i libri successivi. Ed è un libro che contiene spunti veramente innovativi, che chiedono alla mente di fare un passo indietro e di lasciarsi affascinare da quello che viene proposto. Credo che sia un viaggio che vi piacerà fare e a me piacerà farlo con voi. Quindi vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo, non so se il primo o il secondo, credo il primo venerdì di giugno. Un caro saluto a tutti, a presto.